L'obiettivo è ripensare le politiche di sviluppo territoriale nel nuovo contesto globale. A supporto di questa missione è l'OCSE, l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, presente in regione con una sua delegazione in una 2 giorni dedicata alla discussione delle principali sfide e opportunità per l'attrattività e l'internazionalizzazione dei territori regionali. Imprese, valorizzazione dei talenti, turismo. Questi alcuni dei temi trattati. Credo che su questo focus c'è gran parte anche delle iniziative di governo della nostra regione e credo che sia importante oggi fare un punto della situazione affinché anche nelle prossime programmazioni europee si possa tener conto degli obiettivi generici ma delle specificità delle regioni come le nostre. Credo che l'Europa deve fare uno sforzo di poter mettere in condizioni le specificità e i territori come questo di sopravvivere e di essere partecipi di una visione anche internazionale. Le specificità, le identità più profonde, le tradizioni e anche la nostra manifattura rappresentano un valore e il valore che noi abbiamo deve trovare una pari rispondenza nelle istituzioni europee. Ci aspettiamo un sostegno ma soprattutto una comprensione. Questi territori che sono apparentemente periferici sono centrali per il mantenimento di un valore. Il valore è quello non solo identitario, tradizionale, culturale, ma soprattutto economico, perché se questi territori fossero messi in condizioni di poter esprimere le loro potenzialità, allora sì, tornerebbero ad essere dinamici, vivaci e attrattivi. Sostegno da parte dell'OCSE che si pone come una bussola per orientare gli attori regionali verso strumenti utili per lo sviluppo. Il y a des problématiques qui sont communes, si je puis dire, la nécessité. Occorre un maggiore coordinamento per poter sfruttare le caratteristiche importanti. Per esempio, abbiamo scoperto che la regione Marche ha un grande potenziale industriale anche nelle zone non del litorale, quindi nell'interno, e ha anche un potenziale importante a livello di turismo che spesso è ignorato. È come se le Marche si trovassero alla periferia di una zona molto più visibile a livello internazionale per quanto riguarda l'Italia o anche per lo sviluppo industriale. Quindi oggi con l'evoluzione della globalizzazione noi vogliamo dare una visibilità e vogliamo aiutare la regione Marche a scoprire degli indicatori per ripensare una politica attrattiva per la regione. Les acteurs de la région